Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di streaming e birre di qualità. Io sono Roberto e se vi piacciono le mie recensioni iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi episodi. Oggi parliamo di un film uscito nel 2022 e attualmente disponibile in streaming on demand sulle piattaforme americane di Amazon Prime Video, Apple TV e Vudu. Come accedere ai cataloghi di questi streaming americani? Semplice, con una buona VPN. Perché farlo? Perché personalmente a me piace guardare i film in lingua originale. Quindi, invece di aspettare che escano sulle piattaforme italiane, con una VPN mi collego alle piattaforme americane. Perché, come dice il motto di questo podcast, ci vuole curiosità per non fermarsi alla prima. Il film in questione è The Whale di Darren Aronofsky. Già il fatto che sia un film di Darren Aronofsky per me lo rende imperdibile, perché sono un grande fan di questo regista, lo considero uno dei registi più importanti del cinema americano contemporaneo. Il film è tratto da una pièce teatrale del 2012 scritta da Samuel Hunter, che è anche autore della sceneggiatura del film. Il protagonista del film è Charlie. Charlie è un professore di letteratura inglese obeso e già questo rende The Whale un film unico, perché è un film che è un prodotto che mette l'immagine al suo centro, con protagonista una figura così, passatemi il termine, disgustosa, ovviamente non lo dico con cattiveria, ma solo da un punto di vista estetico, è un film rivoluzionario, perché oggi siamo abituati a corpi scolpiti non solo nel cinema, ma per dire anche sui social, e quindi un film che ha come protagonista un qualcosa di visivamente spiacevole lo trovo già rivoluzionario di per sé. Assistere al processo di autodistruzione di Charlie mette lo spettatore in una situazione di discreta sofferenza, non tanto per il dolore che passa attraverso lo schermo e attraverso la splendida interpretazione di Brendan Fraser, ma perché più va avanti il film più giustifichi quello che fa Charlie, la scelta di Charlie, il decidere a un certo punto di fermarsi e dire basta, io mi metto su questo divano e mangio fino all'irreparabile, sembra una scelta plausibile. È la reazione a un trauma, è la reazione ad una serie di eventi a cui la reazione più umana è dire adesso basta, adesso faccio a modo mio, anche se quel modo è completamente autodistruttivo. La messa in scena è estremamente teatrale, il film si svolge interamente all'interno dell'appartamento di Charlie con pochissimi personaggi. Ovviamente c'è Charlie, il protagonista, poi c'è Liz, che è la sua infermiera personale, Ellie, la sua figlia adolescente, e c'è un altro personaggio che all'inizio sembra completamente fuori contesto, ma poi lentamente diventa fondamentale per schiudere e spiegare al pubblico quella che è la backstory di Charlie. E questo personaggio è Thomas. Thomas è un predicatore porta a porta di una congregazione cattolica chiamata New Life. E quando lui entra in casa di Charlie, lo trova in uno stato di grande agitazione. E questa cosa la vive come un segno. Lui crede di doverlo salvare a tutti i costi attraverso appunto la parola della Bibbia e di Gesù. Ma quello che Thomas non sa è che Charlie ha un conto aperto molto salato non solo con la religione, ma con la congregazione stessa di cui Thomas fa parte, appunto questa New Life. Perché Charlie ha una storia molto complicata e molto dolorosa. Charlie, 8 anni prima gli eventi raccontati nel film, si è scoperto omosessuale e ha lasciato la moglie e la figlia perché si è innamorato di un suo studente, Alan. I due sono diventati una coppia, sono andati a vivere insieme, ma le cose non funzionano perché Alan è figlio di un rappresentante di spicco di questa congregazione cattolica chiamata New Life, e quindi i due vengono perennemente vessati e giudicati come peccatori, come traditori, e quindi non vivono una vita di coppia serena. Alan non regge a tutto questo stress fino a compiere un gesto estremo,
è proprio dalla morte di Alan, Charlie perde completamente il contatto con la vita e decide di autodistruggersi mangiando. Altro personaggio molto importante di questo film è Ellie, la figlia di Charlie, interpretata da Sadie Sink, che è la Max di Stranger Things, che in questo film è bravissima. Ellie vive quotidianamente covando un odio profondo nei confronti del padre, perché a soli 8 anni è stata abbandonata, non per un'altra donna, ma per un altro uomo. E questa cosa in lei ha scatenato un odio viscerale che manifesta senza nessun filtro nei confronti del padre. Il padre, che sente di essere quasi alla fine dei suoi giorni, le fa una proposta molto contraddittoria. Le propone dei soldi, una grande quantità di denaro, $120,000, che tra parentesi potrebbero salvare la vita a Charlie, in cambio di un po' di tempo insieme. Si compra del tempo con sua figlia. Ellie ovviamente accetta, però non possiamo dire che i due iniziano a passare un tempo di qualità insieme, tutt'altro, perché Ellie impiega quel tempo per rovesciare addosso al padre tutto il suo disprezzo e tutto il suo disgusto nei confronti di questa massa informe di genitore che non riesce neanche a stare in piedi per qualche secondo. In questo tempo passato insieme, mentre Ellie sfoga il suo odio, in realtà dall'altra parte Charlie non riesce a spiegarle le sue azioni, il perché ha fatto determinate cose, perché Charlie prova ancora moltissima vergogna per quello che ha fatto. E la vergogna e il senso di colpa sono il tema fondamentale di questo film. Viviamo in un momento storico in cui si tende a esprimere un messaggio che io approvo completamente, non fraintendete, e questo messaggio riguardo all'omosessualità è: non devi avere paura di essere omosessuale, devi dirlo al mondo e il mondo ti capirà. Da questo punto di vista questo film è un momento di rottura terribile e sincero allo stesso tempo, perché questo film è come se ti dicesse: non è così facile come sembra. Per quanto tu abbia tutto il diritto di vivere in base a quello che tu senti di essere, ci sarà sempre una parte di mondo che te lo farà pesare. Scopriamo che Liz, l'infermiera personale di Charlie, è la sorella di Alan, e anche questo suo dedicarsi completamente alla cura di Charlie è lo sfogo di un senso di colpa, perché non è riuscita a salvare il fratello. Ed è quindi come se dicesse a Charlie: devo provare almeno a salvare te. Ma Charlie non vuole assolutamente essere salvato. Il film, la sceneggiatura, utilizza un trucco narrativo che a me è piaciuto tantissimo. E questo trucco narrativo è un tema su Moby Dick. Vi ricordo che Charlie è un professore di letteratura inglese, quindi è assolutamente normale che lui abbia i temi dei suoi studenti in classe. Ogni volta che Charlie ha un attacco di panico o una crisi respiratoria, l'unico modo di calmarlo è leggergli ad alta voce questo tema. Noi spettatori non sappiamo chi sia l'autore di questo tema, ma ne sappiamo il contenuto. Praticamente l'autore di questo tema dice questo riguardo a Moby Dick: quanto è triste la vita del capitano Ahab, che vive odiando una balena. L'autore di questo tema dice: quando io penso a questo vecchio marinaio che vive odiando una balena, tra l'altro, penso alla mia vita e apprezzo quello che ho di bello. Alla fine del film scopriamo che questo tema è stato scritto dalla figlia di Charlie, da Ellie, quando lei aveva 8 anni, poco prima che il padre andasse via di casa. E proprio negli ultimi istanti di vita su questa terra di Charlie le chiede di leggerlo ad alta voce per l'ultima volta, e in quel momento Ellie, rileggendo quel tema, capisce qual è l'ultimo grande messaggio che suo padre le vuole dare, e cioè che lei non può odiare suo padre tutta la vita. Vivere odiando non è naturale. E quindi Ellie, rileggendo quelle parole, capisce che
deve necessariamente smettere di odiare quest'uomo, nonostante tutto quello che è successo, e emanciparsi emotivamente da tutta questa situazione. E devo dire che è un messaggio molto forte, molto importante. Il film lo consiglio vivamente, l'ho trovato bellissimo e mi ha commosso profondamente, soprattutto grazie all'interpretazione di Brendan Fraser. L'attore per tutta la durata del film indossa una fat suit, è praticamente un vestito di lattice che lo rende obeso, e quindi il 90% della sua interpretazione è gli occhi e la mimica facciale. Fa un lavoro incredibile. Tra l'altro, tra l'attore e il personaggio c'è un transfert anche non indifferente, perché Brendan Fraser è un ex divo dei primi anni 2000 che ha avuto successo in film dove mostrava molto il fisico, era asciutto, era scolpito. Poi invece, quando è uscito da sotto i riflettori, si è lasciato decisamente andare. È molto evidente, si vede nel film, che lui interpreta Charlie mettendoci tantissimo di se stesso. La cosa più bella della sua interpretazione è che non rende mai Charlie un personaggio misero. Non fa mai niente per provocare pietà negli altri, anzi, ci sono situazioni in cui, per esempio, lui rischia di morire strozzandosi con un panino, dopo le quali lui reagisce come per dire: è ovvio che io possa morire così, quindi semplicemente ricomincia a mangiare quel panino. È molto autoironico, e questo perché Charlie fa quello che fa perché ha scelto di farlo. Quindi film consigliatissimo. E adesso che birra ci abbiniamo? Questa birra si chiama Get Lost, che in inglese vuol dire perdersi, ed è esattamente la sensazione che ho provato quando ho finito di vedere questo film. Avevo proprio voglia di perdermi, di non pensare a niente, perché è un film molto intenso. È una birra del birrificio Busa dei Briganti di Cintoganeo, in provincia di Padova, ed è un Imperial Stout con aggiunta di caffè. Quindi siamo nel mondo delle birre scure, delle birre ad alta gradazione alcolica, con un sapore molto intenso di caffè d'orzo e una nota alcolica che scalda decisamente. E ho scelto questa birra perché è una birra da bere a piccoli sorsi, una cosiddetta birra da meditazione, perché dopo aver visto questo film ci sta bere lentamente una birra intensa per pensare a quelli che possono essere i nostri errori, ma con più indulgenza, perché non siamo perfetti. Dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta, e non fermatevi alla prima.